una certa gente che ha dei geni, sì, uno va in un lato, sì, certo. Pensa al dentista che lavora, anche perché lì non deve neanche chiedere, sono fantastici, no? Sì, guarda come ha vestito lui, sì, eh sì. L'ombra, no? Sì, infatti, però questi sono lavorati su quella vera fondamentale, sì, poi esatto, vera, gli schiavini, no? Sì, sì, sì. Tutto il lavoro perché sembra, no? Sì, sì, sì. Ma se non ci fosse quello sarebbe un po'. Non so, magari a Berlino. Abbiamo colto, secondo noi, l'occasione importante di questa mostra di Paolo alle scuderie, perché rappresenta molto per noi, cioè rappresenta un segno, un simbolo del nostro impegno nel mondo del sociale, oltre che nel mondo della cultura, e volevamo con questo legare un po' la nostra promozione alle festività laiche che stiamo incontrando in questi giorni, cioè il 25 aprile, che vanno anche la pace. Quindi ci siamo rivolti al mondo dell'associazionismo, ci siamo rivolti al mondo del lavoro, perché domani mattina apriremo le nostre mostre a tutti quelli che vorranno partecipare. Sapete che storicamente a Seravezza ogni 1° maggio c'è il corteo dei lavoratori che sfila per tutto il paese, quindi in occasione di questa celebrazione, di questa manifestazione, abbiamo promosso la nostra attività anche in questa maniera. Siamo su una linea di frontiera, siamo su una linea del fronte, perché in questo paese diventa sempre più difficile cercare di fare azione rivolte alla promozione della cultura, alla modernizzazione del pensiero, dell'arte e di ogni attività dello spirito umano. Purtroppo le ultime normative, quello che è capitato in Italia negli ultimi anni, che ha coinvolto un po' tutti noi, la crisi sociale, ha avuto dal nostro Stato, a mio modo di vedere, delle risposte estremamente sbagliate, perché l'indirizzo che è stato dato è stato quello verso una linea di contenimento totale della spesa, un indirizzo recessivo per l'economia e retrivo per quel che riguarda la cultura. Noi abbiamo delle imposizioni dal vertice di tagli secchi sulla spesa, non selettivi, non si va a controllare dove si spende bene e dove si spende male, non si va a controllare dove si è virtuosi e dove si è sperperoni, quindi capita che quei comuni che sono stati più attenti negli anni precedenti si trovano più penalizzati di quelli che hanno speso magari anche male, semplicemente con iniziative di immagine molto più costose. Su questa linea noi ci attestiamo, non vogliamo tornare indietro, quindi siamo in una fase di difesa ma pronti all'attacco, perché siamo convinti che il nostro territorio, il territorio come il nostro, possa avere una fase di rilancio anche per l'economia, solo e soltanto passando dalla cultura, dalla promozione del territorio, dalla valorizzazione dei nostri posti, dei nostri luoghi, dalla tutela e difesa del paesaggio. Questa è un po' la nostra idea. Ovviamente siamo molto attenti al mondo dell'impresa, al manifatturiero, però sulla cultura non si deve transigere. Ovviamente abbiamo fatto attività anche quest'anno con un occhio molto attento al budget, non si può non dire questo, perché questo si deve fare oggettivamente, però crediamo di aver colto anche quest'anno con Seravezza Fotografia degli elementi di altissima qualità. Ci tenevo anch'io sinceramente a ringraziarvi, perché per me poter esporre in un posto così bello è molto seducente, insomma, per un fotografo è un aspetto importante, soprattutto poi il Festival della Fotografia.
massacrate di Serravezza ha già una tradizione consolidata, per cui quando poi Ivo mi ha invitato, insomma, sono stata davvero contenta, te l'avevo già detto, ma mi fa piacere ribadirlo sinceramente in questa, in questa occasione. Volevo ringraziare il mio bello che mi sta seguendo da tempo. Ancora anche a te, volevo ringraziare Valeria Ronzani che è qua, la giornalista che ha scritto coraggiosamente quel bellissimo pezzo sul lavoro sulla pedofilia clericale, e la ringrazio tanto perché è un lavoro datato nel 2010, ma ad eccezione, a sorpresa di Marie Claire, nessun giornale ha voluto pubblicarlo, per cui quando lei mi ha detto ma vorrei concentrarmi su questo, ho detto ma prova, secondo me non lo passano, ero un po' diffidente, invece quando poi ho visto che di tutti i lavori ti sei concentrata su quello a piena pagina, insomma è stata veramente una cosa molto, molto coraggiosa, e ti ringrazio.